In bilico tra fede e rinuncia. Editoriale pubblicato sul numero di dicembre 2012 della rivista Albatros. Spesso mi accorgo di non avere la forza di interagire col dolore che cresce intorno a me, in un mondo sempre più segnato da follia autodistruttiva. A cosa mi serve allora la scrittura? Quale funzione hanno i pensieri e le parole se non hanno il potere di intervenire e di sanare la malattia? Ho sempre più spesso la sensazione di essere già diventato, io pure, senza rendermene conto, testimone inutile di un tempo malato, di essere destinato, io pure, a soccombere, senza capire, soprattutto senza aver fatto nulla. La terra, condominio infernale, è insidiata da un vento sulfureo, seminatore di solitudini. È una Babele pronta a lasciarsi sedurre da belve fomentatrici di lotte mirate a un profitto incontrollabile. E quelli che si affannano a dire la verità sono minaccia da additare al gregge, pronto a sua volta a crocifiggere. Dialogare è aspirazione velleitaria. I codici sono stati alterati, manomessi. Ha senso ancora, dunque, lasciare messaggi ulteriori a sostegno e a difesa di una memoria che rischia di tradursi in un ennesimo e beffardo frainteso? Ha senso continuare a spargere inchiostro sulla pagina bianca? E con quali parole, sintassi, forma, registro, stile? Non riesco a darmi risposta convincente, so solo che continuerà dopo di noi il mondo e che altre orme si sovrapporranno alle nostre e le cancelleranno. So che ripartiremo nudi allo stesso modo in cui siamo arrivati, che saremo di nuovo atomi in fuga verso l'infinito, appagati dal nostro vagare, sicuri dell'approdo, liberi da fardelli e sospetti, cosmonauti pronti a lasciarsi trafiggere ancora dai raggi potenti di una sequela di stelle sempre più mute e straniere, lontani dalle frottole e dai tranelli delle apparenze, ci ritroveremo forse, sia pure come pagine illegibili e ininfluenti, nel libro perfetto dell'eternità, dove la malattia, il dolore e la morte diventeranno finalmente vocaboli comprensibili. Sarà proprio così? Io intanto, nell'attesa di una improbabile risposta, continuerò a scrivere per imprigionare attimi del mio esserci qui e ora. Quelli che si affidano alla scrittura non sfuggono certo al destino e alle attese di tutti, e tuttavia avanzano perennemente in bilico tra fede e rinuncia, procedendo da equilibristi temerari sul filo sospeso di un sentire sempre più tormentato dai fatti e dalla ragione. Le cose stanno così. E tuttavia non serve a nulla lasciarsi vincere dalla paura. Occorre invece continuare con fermezza e pazienza a cercare la spola capace di dare senso e forma alla trama e all'ordito del mistero del nascere e del morire, e cioè della imperfezione a cui i viventi
senza averne colpa, sono stati condannati.